Dottor Parruti, si avvicina l'estate, i contagi sono in calo, i ricoveri sono in calo, si inizia finalmente a vedere la luce, come anche lei aveva detto qualche settimana fa ai nostri microfoni. Sì, ringraziando Dio stiamo marciando molto bene. L'ospedale Covid l'abbiamo potuto riorganizzare in tre grosse aree, oltre alla rianimazione Covid, che rimane sempre super attiva purtroppo. Abbiamo la subintensiva perfettamente organizzata e due aree di degenza ordinaria che sembrano essere sufficienti. Quindi ci muoviamo anche da un punto di vista organizzativo verso una situazione veramente molto gestibile. Quello che io credo è che dobbiamo dare il tempo a questi 20-30 giorni che ci separano da una copertura vaccinale molto più consistente di giocarci la nostra prudenza in tutto il suo essere, in tutta la sua pienezza. Non dobbiamo perdere assolutamente l'orientamento, non dobbiamo perdere la prudenza che ci ha connotato fino adesso, in modo tale che la ripresa di libertà possa non implicare questi processi che lei ha descritto bene, cioè questo costante calo. Tenete presente che se noi arriviamo al mese di agosto con un Abruzzo senza casi, diventiamo un'attrattiva turistica di primo ordine, quindi dobbiamo assolutamente tenere caro questa cosa. Questione coprifuoco, qual è il suo pensiero? Spostarlo in avanti di 1 o 2 ore cambierebbe qualcosa, oppure si potrebbe iniziare a pensare a qualcosa del genere? No, ma io l'ho detto più di una volta, anche in linea con tantissimi altri colleghi. Io credo che in questo momento, visto che abbiamo avuto tutti i numeri per riautorizzare l'apertura della gestione e delle ore serali anche per la ristorazione, spostare il coprifuoco a mezzanotte non è un problema, assolutamente. Sarebbe una situazione assolutamente controllata, graduata nella sua progressione e senza grossi rischi. Da mezzanotte alle 5 invece io sono fortemente dell'idea che il coprifuoco venga a lungo mantenuto, perché quello è un momento della giornata in cui non ci sono attività produttive, è molto facile che ci possano essere comportamenti inadempienti ed è assolutamente un rischio inutile per la nostra cittadinanza.